Ciao a tutti ragazzi, sono Bonge94 e sono un utente del server Discord di Umba. Vi ringrazio innanzitutto Umba per questo momento di fama che posso condividere con voi e quest'oggi volevo portare un deck profile del deck Dinosauro, ma lo faccio un po' diverso, lo faccio Going Second rispetto alle profile Going First che giravano fino a qualche tempo fa quando poi hanno bannato Mistosauro. Adesso nessuno lo guarda più questo mazzo, però mi piace giocarlo, forse perché vengo da una generazione che per vincere bisognava bittare di brutto e quindi gli OTK mi piacciono, mi piace il deck dinosauro. Non voglio passare sopra al master, saluto il master se sta vedendo il video, lui rimane sempre il numero uno, io mi accontento di essere il numero due, quindi va bene così. Allora direi di cominciare subito con la profile. Giochiamo due copie di Tirannosauro Finale Conduttore, fortissimo, lui passa sopra qualunque cosa praticamente, copre i mostri dell'oppo, toglie 1000 quando attacca i mostri in posizione di difesa, Dino Wrestler, Pancratopo, forte perché lui comunque essendo un going second il mio entra special quasi sempre, rompe qualcosa, alla fine si può anche evocare di pillola, si può searchare con Oviraptor, bisogna giocarlo nel going second. Una delle carte più forti del mazzo, l'Oviraptor in tre copie, lui searcha qualsiasi dinosauro di cui abbiamo bisogno e inoltre fa partire le varie combo distruggendo i baby Cerasaurus sul terreno per reborn-arne degli altri, fondamentale per la combo così come anche Mistosauro. Da quando ce l'hanno messo a uno non ci sono più i bei tempi di quando era 3, di quando si diceva Have you read Misk? Lui comunque rende immuni i dinosauri, è ancora giocabile perché anche solo uno comunque la combo la fai se non subisci entrap o cose varie. Poi si può far tornare nel cimitero, nel deck, grazie a varie carte che dopo vedremo, però comunque l'importante è risolverlo la prima volta. Se l'abbiamo risolta la prima volta la combo parte, poi è difficile che l'oppo riesca a ribaltarla, anche perché noi magari chiudiamo già in quel turno la partita, essendo un going second, se riusciamo a fargli 8000. Arcosaur, lui quasi sempre è il mostro che andremo a evocare bannando Mistosauro dal cimitero. Adesso l'hanno ristampato Ultra, questo è Secret, ma perché dell'anno scorso. Ultra comunque adesso non vale più molto, quindi questo mazzo non è estremamente budget, ma nemmeno non è così costoso rispetto ad altri deck. Triplice copia del Baby Cerasaurus e Mono Petit. Baby Cerasaurus e Petit hanno la bellezza di non essere once per turn, quindi tutte le volte che vengono distrutti e rimanati al cimitero evocano specialmente da deck e quindi fondamentali per fare le combo. Lui è più forte perché ci evoca un mostro livello 4 o inferiore da deck. Lui ci evoca un mostro livello 4 o superiore che non può bittare. Monorex gigante ci serve tantissimo quando banniamo dei dinosauri per farlo tornare sul field e fare i vari Xyz o Link. Mostri frammento, gioco lo Scrap Raptor e la chimera. Ne gioco solo due copie di Scrap Raptor. Trovo che 3 si fa più facilmente la combo, perché se ne abbiamo uno in mano che non evochiamo normal, difficile fare proprio la combo principale del mazzo. Però è anche vero che averne due in mano è un brick, perché quasi sempre lui si becca qualsiasi sorta di entrap e la chimera anche lei sarebbe un brick in mano. C'è gente che gioca anche lo Scrap Golem, però non lo so, secondo me questo engine bisogna ridurlo all'osso perché poi veramente si rischia di briccare tantissimo. E con loro praticamente riusciamo a fare una combo che dopo vi farò vedere. Poi, essendo un going second, questo mazzo non punta tanto sulle entrap, ma punta più su rompere le board nel turno mio. Quindi, gli amatissimi Kaiju. Ne gioco 3. Volendo, si potrebbe anche pensare di giocarne 4 con 3 Gadarla. Gadarla l'ho preferito a Gamaziel perché comunque la statua del vento ci rompe un po' le scatole. Dogoran 1 perché è searchabile. Consideriamo che siamo in going second, quindi quasi sicuramente l'oppo, a meno che non abbia un control, un mostro che ci rompe le scatole ce l'ha sul suo field. Noi le vogliamo evocare, ma le vogliamo evocare sopra la zona Link vuota perché noi abbiamo una carta nell'extra deck, ci permette di rubare quel mostro. E dopo vi farò vedere quando sarà il momento dell'extra deck. Ho scelto una carta che è un po' particolare, non è tanto usata nel deck dinosauro, comunque è alfa. Ma noi tirando un kaiju, se abbiamo alfa in mano, lo evochiamo specialmente e poi ci facciamo tornare il kaiju in mano e volendo possiamo tirarlo una seconda volta. Quindi mi sembrava una going second card molto intelligente. Passiamo alle magie, abbiamo i tre scavi fossili che ci searchano qualunque cosa, abbiamo i tre Lost World e un terraforming. Questo essendo going second difficilmente briccheremo proprio da non riuscire a fare nulla.
nulla perché comunque se abbiamo un minimo di baby Sarasaurus o qualsiasi dinosauro e l'Hostward, gli evochiamo il token all'oppo, bittiamo, distruggiamo da deck e può partire una combo. È quasi impossibile briccare malamente Gwyn Second. Poi, ovvio, tutte le board non si possono ribaltare, quindi qualche volta ci subiremo anche una mazzata. Due pillole, sempre meglio non averne due in mano, se no non si fa niente. Le Extravagance, perché la carta nuova, la pot nuova ancora non l'ho comprata, comunque quasi mai partirà, subirà sempre Ash, è per questo che giochiamo anche due TTT. Così da poter riuscire magari a pescare eventualmente o guardare la mano dell'oppo e togliergli una risorsa se abbiamo carta a sufficienza per far partire la combo, prendergli un mostro. Essendo Gwyn Second, Dark Lord Humor in due copie, la terza ce l'ho di side perché comunque fortissima contro alcuni deck tipo Dragon Link, Polverino e due Impermanence. Gli FTK ci fanno un po' male, se al primo turno gli FTK partono, li guardiamo e diciamo ciao, a meno che non abbiamo Impermanence. Poi comunque nella side qualcosa contro gli FTK ce l'abbiamo. 40 carte, passiamo all'extra. Abbiamo l'Incubo e Anima Abbandonata. Vengono evocati Link utilizzando l'Arcosauro, che è un livello 1. L'Anima Abbandonata è proprio quello che vi dispiegavo prima. Tiro il Kaiju, lo metto sopra la zona Link vuota, evoco lui, rubo il Kaiju, lo equipaggio, quindi ritolgo il mostro all'oppo e in più io ho due risorse. E se insieme all'Incubo va anche il Garna, perché comunque l'Incubo lo mandiamo al cimitero. Questo lo facciamo perché ci servono dei mostri non dinosauro al cimitero, altrimenti non possiamo fare la pillola se non abbiamo altri non dinosauri in mano. Quindi la carta molto forte per la combo scrap è questa, Viverna Frammento. Praticamente comincia con uno Scrap Raptor che rompe una carta sul field. Poi entra la Viverna con lo Scrap Raptor, un altro mostro, perché è un Link 2. Lui ci reborna lo Scrap Raptor e lo distrugge. Così che parte l'effetto di Scrap Raptor che porta da deck alla mano la Chimera. E lui invece c'ha l'effetto che ci fa evocare da deck l'ultimo Scrap Raptor e rompere una carta sul field, quindi anche una carta dell'oppo. Avendo rotto con lo Scrap Raptor una carta sul terreno, possiamo fare una normale in più di un mostro frammento. Quindi entra la Chimera che reborna lo Scrap Raptor. Praticamente finiamo con lui, la Chimera e due Raptor sul terreno, quindi veramente molto molto forte. Qua abbiamo il reparto del Cavaliere dell'Incubo perché sono fortissimi, addirittura con l'Hostward lui ci può fare anche far combo, quindi se banniamo per sbaglio con Extrava la Viverna comunque qualcosina ce l'abbiamo sempre di riserva. Pentestag perché noi vogliamo TK'are, se gli evochiamo uno di questi bellissimi token sul terreno ci hanno 0 di difesa. Capite bene che il tiranno fa male. Apollo usa perché comunque è fortissimo. Tra Lixis ne giochiamo 4, tutti di livello 4. Due specifici per il dinosauro che sono Dolk e Lagia, fortissimi. Dweller perché è Dweller. Dugarez perché ci può far fare gli OTK, può farci pescare quando abbiamo una mano morta, può rebornarci dei mostri. Molto versatile. Come sincro, solamente due. Giochiamo Savage, che è fortissimo, essendo un tuner, lo scrap, quando riusciamo a evocarlo, diventa veramente la strada in discesa. E Omega, appunto, per recuperare il mistosauro che abbiamo bandito, oppure per privare comunque anche l'oppo di una carta dalla mano. Come side abbiamo una side un po' diversa dal solito, perché è una side per andare primi, praticamente, perché alcuni mazzi vediamo che magari li facciamo andare primi, noi da secondi qualcosa lo ribaltiamo, però alcuni mazzi è veramente difficilissimo ribaltarli, quindi se riusciamo a cogliere di sorpresa la prima partita e vincerla da secondi, poi loro si attrezzeranno con le varie lancee, le varie carte, e alla terza puntiamo ad andare primi. Il Dark Lord Humor, il terzo che avevamo detto di side, comunque questa quando andremo secondi, ovviamente. E per il reparto primi entrap giochiamo i gamma perché sono veramente forti. Noi magari attiviamo misto, scavi fossili o carte comunque senza mossi sul terreno. Loro ci aiutano a negare le varie entrap, così come anche Colled, che un Lash che ci tireranno o la lancea farebbe malissimo. Poi abbiamo quattro carte che veramente se riusciamo a risolverle con la combo abbiamo vinto e sono. E senza antimagie, 3 e 1, un Imperial Order. Non possiamo proteggerci da Droplet, però comunque possiamo proteggerci dalle Lightning Storm. Questo mazzo, essendo un Gwyn Second, non ha le Lightning Storm, non ce le ho, sono care, per questo che dicevo che è un mazzo un po' più budget. Alla fine la più cara è la TTT, è già competitivo comunque, ma non troppo costoso. E poi per i vari control giochiamo due di Heavenly, anche se mi piacerebbe giocarne tre, ma non ho trovato lo spazio. Due Twin Twister e un Red Reboot. Le considerazioni di questo mazzo sono che è un mazzo con cui mi diverto un sacco, che ha la capacità di perdere o vincere malamente o benissimo, anche contro i mazzi da meta, perché comunque le giocate le ha. Essendo un OTK, alcune volte l'oppo lui si preoccupa più magari di difendersi e poi ripartire, ma noi se ci va bene riusciamo in un turno a chiudere la partita. Giochiamo
sempre sul filo di un rasoio, alla fine siamo sempre lì che diciamo. Però comunque tutto sommato sono contento del deck. Ringrazio tantissimo Umba che mi ha lasciato postare questo video, condividerlo con voi. Mi raccomando, commentate nei commenti se avete qualcosa da ridire o se il video vi è piaciuto. Spero che vi sia piaciuto e spero di essere stato chiaro. Non mi sono soffermato tantissimo su alcuni aspetti, ma comunque qualsiasi domanda avete da fare nei commenti, penso che Umba comunque risponderà volentieri. Io se posso risponderò. Spero che questo tappetino non vi abbia distratti troppo. Comunque, grazie mille ragazzi e vi rimando al prossimo video di Umba. Buona giornata.